Siamo nella Valle del Giardino. Questa volta però siamo partiti da Terrinca e abbiamo percorso il sentiero che si ricongiunge proprio al canale del Giardino. Durante questo percorso abbiamo incontrato una serie di massi giganteschi, megalitici e con alcuni segni evidenti, tipo coppelline, però niente di importante. Quasi arrivati alla fine, diciamo, del congiungimento poi di questo sentiero con la parte verso Basati, abbiamo trovato questo bellissimo masso che è proprio sul lato del sentiero. Ma che cos'ha di particolare? Ha delle coppelle un po' diverse rispetto a tutte quelle che si trovano sui massi, diciamo, della zona delle Alpi Apuane. Le coppelle sono ad ogiva, ricordano quasi la vulva. Ne abbiamo viste per adesso, perché poi c'è un po' di vegetazione di muschio sotto, sei. La prima è sulla parte finale di questa roccia. Una, due, tre, quattro, cinque. E l'ultima, la sesta, è a forma, diciamo, diversa rispetto alle altre. Non è proprio un'ogiva, ma è un segno particolare, diciamo, che non difficile, diciamo, da trovare in questa zona. E quindi ecco, siamo molto felici di aver trovato questo masso perché anche nelle documentazioni che abbiamo, nei disegni anche dei Citton, questo masso non figura. E invece per noi è veramente molto particolare perché si capisce che queste coppelle non sono state scavate con uno strumento di metallo perché sono molto abbozzate e comunque questa forma allungata a ogiva o diciamo anche a vulva è molto particolare, diversa, quindi ci ha incuriosito. Poi ci siamo voltati, abbiamo guardato che cosa abbiamo di fronte. Abbiamo la dea del Monte Cavallo, come il gruppo Pangea Project ha soprannominato questa parte del Monte Cavallo più alta. Si vede proprio il profilo da qui. Adesso dal video è difficile vederlo, però nelle nostre documentazioni, nei nostri articoli abbiamo pubblicato molte foto di questa dea perché è bellissima. Sembra proprio che guardi questo masso. E forse queste coppelle fatte a forma di ogiva o di vulva non sono state incise in questo masso per caso. Da qui si vede veramente bene la dea del Monte Cavallo, un profilo di donna quasi, sembra il profilo di una donna sopita, addormentata. È molto bello. È una delle parti, forse la più alta zona del Monte Cavallo. Noi sempre ricordiamo il fatto che questa montagna, pur non essendo molto alta, ma è una montagna che riserva veramente, secondo noi, ancora molte sorprese. Il gruppo Pangea Project vi saluta dalla Valle del Giardino.